stamani all'Istituto Comprensivo Gandhi di Galciana, festa conclusiva per il progetto La Memoria dei Semi, che da febbraio a maggio ha portato sul tavolo delle mense di 8 scuole dell'infanzia del comune il pane prodotto con i semi antichi coltivati all'interno delle cascine di tavola. All'iniziativa hanno collaborato l'assessorato allo sviluppo economico, l'assessorato alla pubblica istruzione, l'associazione La Piazzoletta, l'associazione Aidea Toscana, la fondazione Crida, l'associazione Aurora, il panificio del Ponte, l'Istituto Comprensivo Gandhi. Veramente ha dato grande soddisfazione nel personale della scuola, nella dirigente scolastica e quindi anche all'amministrazione comunale. Ecco. Il prossimo 15 e 16 giugno inoltre gli alunni delle scuole dell'infanzia e dei nidi che attraverso il progetto CP Orti coltivano il grano di semi di antiche qualità negli orti delle scuole parteciperanno ad una gita per vedere gli appezzamenti di terreno alle cascine dove sono coltivati i semi antichi. L'iniziativa ha coinvolto anche il sociale attraverso un percorso di formazione per l'inclusione socio-lavorativa. Tre ragazzi, di far vedere loro come si svolge l'attività di panificazione. E sono tutti ragazzi con un certo disagio e per noi dovrebbe essere un motivo di stimolo per fargli apprendere, anche se piacesse loro, una futura possibilità di un'attività lavorativa. Ecco, noi le iniziamo per instradarli su questa, per facendogli vedere come avviene l'attività di panificazione, nella speranza che questo percorso formativo poi possa continuare. Tra l'altro La Memoria dei Semi sarà Expo perché selezionato come buona pratica e inserito nel catalogo presentato dalla Regione Toscana sul tema Nutrire il pianeta, energia per la vita.